uno scherzo, una trovata pubblicitaria, un pallone meteorologico, una sonda, un prototipo militare segreto oppure un'astronave aliena. Da giorni le immagini della gigantesca piramide che fluttua nei cieli del Cremlino stanno facendo impazzire il mondo intero. Il misterioso oggetto volante è rimasto nell'aria per ore ed è stato filmato, sia di notte che di giorno, da due videoamatori che hanno caricato le immagini su YouTube, poi rimbalzate sulle TV del globo intero, scatenando le ipotesi più svariate. E mentre gli scettici si danno da fare per trovare una risposta plausibile al mistero, le autorità russe brancolano nel buio e non rilasciano dichiarazioni. Un commento arriva però da Nick Pope, consulente del ministro della difesa della Gran Bretagna, nonché grande esperto della materia. È il video più straordinario sugli avvistamenti UFO che abbia mai visto, ha dichiarato. All'inizio pensavo si trattasse di un riflesso di luce, ma poi ho notato che l'oggetto si muoveva in un modo tale da poter scartare questa ipotesi. Secondo testimoni, l'oggetto è grande centinaia di metri e profondo 1,5 km. Alcuni l'hanno paragonato all'astronave Imperial Cruiser della saga di Guerre Stellari, anche se il fumettista e regista francese Henri Bilal, con il suo Immortal, è stato decisamente più profetico.